siamo con Roberto Berardi, presidente di Convention Bureau della Riviera di Rimini. Allora, al Palacongressi di Rimini si svolgerà il 26 e 27 ottobre la terza edizione del congresso sulle biotecnologie. Quindi il Palacongressi vuole diventare e si conferma come polo scientifico e divulgativo. Tra l'altro Convention Bureau ha un ruolo di primo piano in questo convegno in particolare. Certo, è ormai dal 2007 che abbiamo fondato Linkage, che è un'associazione insieme alla LILT che ha lo scopo divulgativo scientifico sui temi in particolare che oggetto di questo congresso, per cui salute e nutrizione. È un'associazione senza scopo di lucro, i cui membri non percepiscono compensi, però come vi dicevo prima ha la volontà e la velleità di ampliare il già forte presenza di Palacongressi e di Rimini in particolare in ambito scientifico-medico. Ecco, dottor Berardi, come sarà strutturato questo congresso? È strutturato in due giornate sostanzialmente. La prima mezzogiornata è il 26, che è un venerdì, aperta al pubblico con due lezioni magistrali e avrà come tema generale la prevenzione. La seconda giornata, il sabato, dalla mattina a fine pomeriggio, avrà un approccio molto più scientifico, molto più tecnico-scientifico, sarà dedicato ai medici, ai farmacisti, agli infermieri, ai biotecnologi e ai professionisti collegati alle biotecnologie e alla nutrizione sostanzialmente. Con il dottor Geo Agostini, presidente dell'associazione Linkage. Il 26 e 27 ottobre, quindi al Palacongressi, si parlerà di biotecnologie, salute e nutrizione. In definitiva, gli alimenti influiscono sul nostro patrimonio genetico? Assolutamente sì. Ci sono evidenze recenti e ci sono studi in corso che evidenziano come gli alimenti, i cibi che usiamo, che introduciamo nel nostro organismo, abbiano una relazione con il patrimonio genetico, cioè siano in grado di attivare o di disattivare alcuni geni causando direttamente delle malattie, che si va dalle malattie tumorali alle malattie cardiovascolari. È una evidenza ormai conosciuta, come per esempio alcuni tumori siano presenti in certe popolazioni e siano assenti in certe altre popolazioni. È evidente come popoli che sono affetti da una determinata patologia tumorale si spostano in un'altra nazione, ecco, nel giro di una sola generazione perdono l'attitudine ad ammalarsi di quel tumore, acquisendo naturalmente la capacità di ammalarsi del tumore predominante in quella determinata zona. Questo vuol dire che l'alimentazione in particolare, unitamente agli eventi atmosferici, a quello che respiriamo, all'abuso di sostanze alcoliche, di fumo e a degli stili di vita, ha un'azione determinante sull'insorgenza di queste malattie, sia tumorali che cardiovascolari. Che cosa può fare la prevenzione? Dunque, quando si parla di guarigione dei tumori non bisogna mai illudere la gente su guarigioni ad ampissima percentuale. Quello che possiamo dire è che di tumori si guarisce quanto più precocemente vengono intercettati. Quindi quello che si deve dire alla popolazione è di non dimenticarsi di sottoporsi agli screening che l'azienda sanitaria locale e il sistema sanitario nazionale consigliano oggi sia alle donne che agli uomini, in particolare i tumori del seno, i tumori del colon retto e i tumori del collo dell'utero nella donna. Non dimentichiamoci la diagnosi precoce.
Siamo con il dottor Mario Marzaloni, vicepresidente LILT di Rimini e presidente del comitato scientifico del simposio che si occuperà di biotecnologie, salute e nutrizione. Dottore, ci sono quindi quattro fattori capaci di alterare l'organismo e di provocare quindi le malattie. Quali sono questi fattori? Sono un'errata alimentazione, una ridotta o alterata attività fisica, l'abuso dell'alcol e l'abuso del fumo. Sono quattro fattori unificanti per tutte le malattie cronico-degenerative, che vanno dalle malattie del cancro al diabete, all'obesità, alle malattie cardiovascolari. Tutte queste sono capaci di dare più dell'80% dei morti nella nostra società, anche se in maniera diversa. Se si guarda una mappa dell'epidemiologia in Europa, si vede che l'est Europa è molto più colpito dell'Europa occidentale, probabilmente per motivi di questo genere, cioè di attacco, diciamo così, di questi fattori. Noi lo sappiamo tutti, siamo eredi della dieta mediterranea, fortunatamente, però di questa non tutto è rimasto nella nostra tavola, insomma. Dovremmo mangiare meno e mangiare meglio. E quest'anno si festeggia anche un compleanno importante, i 90 anni della LILT. Quest'anno è un compleanno importante, noi abbiamo organizzato questo in concomitanza del 90° anno della LILT. La LILT, come sappiamo, ha nella sua missione prevalentemente la prevenzione. Questo è un congresso di prevenzione, abbiamo scelto l'alimentazione perché è uno dei fattori sui quali per la prevenzione si agisce con maggiore efficacia, e il presidente della LILT nazionale, professor Schittulli, sarà qui a fare una lezione magistrale il venerdì pomeriggio all'inaugurazione del congresso. Il giorno dopo noi faremo tutte le nostre valutazioni. Anche il dottor Ballardini interverrà al congresso che ci sarà il 26 e 27 ottobre al Pala Congressi, in cui si parlerà di biotecnologie. Lei in particolare oggi ha parlato di sindrome metabolica. Quante persone sono affette da questa malattia? Ma si stima che circa un 15% degli italiani, e quindi facendo i conti in termini di popolazione, Rimini probabilmente 40.000 persone, se stiamo con i numeri. È un'entità che non è ancora codificata come tale, però si sa che c'è qualcosa che li unisce, ed è probabilmente una condizione biologica che si chiama insulinoresistenza. Però il concetto è che una persona che abbia un giro vita superiore a certi parametri, la glicemia alta, sia iperteso, si può definire il fatto che abbia una sindrome metabolica, e questa è una situazione che è predisponente al rischio cardiovascolare e a una serie di situazioni che adesso si collegano. In fondo il diabete, il problema non è il diabete in sé, ma le complicanze che porta, ed è una delle patologie associate alla sindrome metabolica. E ci sono tante persone che non sanno di essere malate, o fanno finta di non saperlo a questo punto, visto che i tratti sono abbastanza visibili, no? Certo, allora, per quanto riguarda il diabete sappiamo che ci sono delle persone che non sanno di essere malate, però chiunque sia sovrappeso e abbia un giro vita e sia iperteso, il dubbio che possa rientrare in questa categoria deve venire, e deve venire al medico di base, e di conseguenza il primo passo è quello di fare un'ipotesi diagnostica, di dare un'informazione corretta sul rischio e quindi spingere le persone ad adottare provvedimenti opportuni. Che in teoria è facile, perché basta modificare lo stile di vita, che è la cosa più facile del mondo. Quindi l'educazione alla salute, lei ha detto una cosa importantissima, che l'attività fisica è un farmaco. L'attività fisica è un farmaco potentissimo, nel senso che tutte le evidenze, se è strano a dirsi, ma tutte le evidenze che abbiamo ci dicono che un'attività fisica regolare è, adesso dire più efficace è un paragone che non si può, però altrettanto efficace di farmaci sia per la pressione che per il diabete, e quindi il buon senso vorrebbe di abbinare le cose, e quindi considerata come un farmaco, che finché il farmaci, tutti i farmaci funzionano finché noi li assumiamo, l'attività fisica uguale, quando la facciamo funziona, quando smettiamo di farla non funziona nella stessa maniera, quindi bisogna che passi questo concetto.